È un confronto importante per la scienza e per gli affari, quello tra Italia e Cina, inaugurato ieri a Napoli, a Città della Scienza. Tavoli di lavoro per 150 aziende asiatiche e 350 italiane, attive nell'ambito delle scienze, dell'informatica, della Clean Technologies. Alla presenza del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, l'iniziativa è stata inaugurata all'insegna non solo dello scambio di conoscenze imprenditoriali, ma anche della creazione di nuovi business che offrono opportunità di lavoro alle aziende italiane sul mercato cinese e invoglino le società del colosso asiatico a investire in Italia. Il tema in realtà preciso è quello dell'innovazione. Il rapporto bilaterale tra Italia e Cina è un rapporto importantissimo che riguarda il mondo delle imprese, degli istituti di ricerca, delle università e quindi necessariamente coinvolge la responsabilità politica di creare le migliori condizioni possibili per incrementarlo. Personalmente mi sento molto vicino a questo tema perché ho avuto il privilegio, quando avevo un altro ruolo nel mondo universitario, di guidare il primo grande progetto che ha portato all'incremento sensibile, la decuplicazione in 10 anni del numero degli studenti cinesi che si sono affacciati alle nostre università. Quindi diciamo che dopo Marco Polo, quello era il nome del progetto che forse ricorderete, adesso dobbiamo sviluppare la via di Matteo Ricci e della conoscenza reciproca più profonda, più precisa e soprattutto creare, appunto, come dicevo, condizioni per quello che riguarda le mie competenze di massima flessibilità, di massima agibilità, sia degli studenti cinesi che vengono nei nostri atenei, sia anche degli studenti italiani che cominciano ad interessarsi molto agli atenei cinesi. Un brevetto da esportare, un accordo economico da firmare assieme. Questi gli scopi degli incontri tra aziende a cui ha assistito anche l'assessore al lavoro del Comune di Napoli, Enrico Panini. Intendiamo non solo potenziare la reciproca presenza nella città di Milano, ma anche costruire degli eventi condivisi nella città di Napoli. D'altro canto, rispetto alla costituzione di incubatori di imprese, abbiamo una serie di rapporti già avviati con la città di Pechino. Una nostra delegazione circa 15 giorni fa si è recata presso quella città, che a mio avviso ci mettono nelle condizioni rapidamente di sottoscrivere un protocollo, prevedere investimenti e insomma mettere piedi su terra ciò che serve per uno scambio reciproco di tecnologie, di esperienze e di investimenti.